appuntamento immancabile e davvero bello. Adesso stiamo vedendo soltanto, sentendo più che altro, delle anticipazioni. È una vera festa. È la festa dello sport, delle società sportive, di tutti coloro che possono essere coinvolti, della città in generale, perché è un'occasione anche per visitare e festeggiare la città. E un ricordo di un grande patrimonio, una grande ricchezza come società sportive che Teramo ha, e che deve essere valorizzata, facilitata, favorire anche l'avvicinamento principalmente dei giovani, e ha una grandissima valenza sociale, non soltanto legata al divertimento, il significato è molto più profondo e importante. Magari spesso, esatto, errando si pensa solo al calcio, al basket, a Teramo o alla pallamano, invece ce ne sono tante altre. Assolutamente, quest'anno abbiamo avuto la richiesta di oltre 130 società sportive e ogni anno aumentano. Tutti gli sport ci sono, quasi tutti, quindi la novità in particolare è che ogni anno, diciamo, il centro storico non è mai sufficiente per quante attività ci sono. Le novità che saranno diversi sport itineranti, faccio un esempio. Il calcio femminile andrà in giro per Teramo a palleggiare fra di loro, a fare scambi, quindi una cosa carina. Oppure abbiamo una street band di giovani teramani che si faranno conoscere, sarà una cosa carina. Tante cose belle, io vi dico, non ve le voglio anticipare, venite, vi aspettiamo. Dalle 18 in poi, con tanta musica, tanto sport e, perché no, anche tanti sorrisi. Per non dimenticare Mimmo Sciaman. Mimmo è l'anima di questo Sportotto le Stelle, e se mi dà la carica è lui che dall'alto mi dà una mano. C'è una novità quest'anno, sì, forse è una bella novità. Il premio Falone continua con una novità. Ogni attività avrà una paletta per farsi votare, perché chi voterà vincerà un qualcosa che potrà essere utile per la propria attività. Quindi sono le palette in giro che vedrete per far votare lo sport o esibizione o la originalità più bella dell'attività della serata.